Siamo in una stanza, Civita Giuliana, che era, come vediamo, al tempo stesso ripostiglio, ma anche un luogo di vita, un luogo dove dormivano almeno 3 persone. Quindi possiamo immaginare qua i servi, gli schiavi che lavoravano in questi spazi, venire a dormire la sera. Dunque uno spaccato eccezionale della vita quotidiana di una parte della popolazione antica, poco nota attraverso le fonti ufficiali, che sono sempre o quasi sempre dal punto di vista dell'élite, e qui invece vediamo la vita di persone, di schiavi, di servi, di persone di uno stato sociale molto basso. Pompei, 79 d.C. Nella piccola città romana nessuno immaginava una catastrofe così imminente. Panem calidum. Gli abitanti non sanno che la grande montagna che domina su di loro è un vulcano attivo. Però è maschio questo, eh? Tu hai un arco, una ferma, non ha... No, no. Abbiamo un po' di lavoro per te, Giovanni. Ma sarai contento. In attesa. Fantastico. Monumentale. Fantastico. Spettacolare. Buon lavoro. Grazie. È un bel lavoro questo, dai. Lo so. Il mio è più bello del mio. Guarda, c'è il peso in fondo. Ma oh, bellissima. Eccoti, mezzo chilo. Guardate la meraviglia, signore. Aspetta. Bellissima. La bilancina è fantastica. Terry, dimmi. Hai visto qua? Sì, molto molto bella. È una pincetta... È identica alle nostre. Sì, però molto grande. È identica, sì, è identica. È identica per... E si muove? Vogliamo dentro. Oh, che bello! Mamma mia, che bello! Ma è incredibile, guarda il cobra! Sei una chimera, è una chimera. Però, guarda, qui... Sì. Briglie, ma che iconografia proprio... Scusate, ma è una cosa inimmaginabile. Leone, capricorno... E questo... Tipo una specie di... È vero, di scudo. Comunque sono cose mai viste. Mai viste. Mai viste. È particolare. Adesso a studiare. Sono troppo belle queste insieme di occhi.